Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che riprende la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, la seconda parte che va in onda alle ore 19, vediamo un attimino, scusate, perfetto, va in onda alle ore 19 e niente, io, accidenti a queste cuffie, vediamo un attimo, scusate un attimo solo, ma ho le cuffie che mi stanno facendo rumore, buon, perfetto, insomma, va bene, va un po' meglio. E la... accidenti ancora. Aspetta, vediamo se è possibile eliminare questo rumore di fondo. Bon, forse ci siamo riusciti. E io mando avanti la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo e oggi ho deciso di cambiare trasmissione. Anziché parlare di ciò che porta a diventare Italia nella religione romana, voglio ricollegarmi alla prima trasmissione di oggi. E la domanda a cui voglio rispondere in questa trasmissione è questa: perché un cristiano è un vigliacco? Allora, io non vi ho mai preso in giro. Ho sempre detto, da 130 settimane a questa parte, questa è la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Questa è la trasmissione magia, stregoneria e paganesimo. Non è la messa nera di Wojtyla o quella dei vescovi cattolici che vanno a raccontare stupidaggini in giro. Chiaro questo? Allora, questa è la trasmissione magia, stregoneria, paganesimo. Quando io faccio una trasmissione magia, stregoneria, paganesimo, non significa che io mi diverto a parlare di magia, stregoneria, paganesimo. Significa che attraverso me passano tutte le tensioni dell'umanità che ci sono state dall'avvento del cristianesimo nel 330 d.C. fino ad oggi. Le torture, gli omicidi, i massacri, le distruzioni fatte ad opera dei cristiani hanno prodotto quello che io sono. Pertanto, quando io parlo di questo, parlo perché tutte queste forze mi hanno supportato. Allora, nella trasmissione di oggi c'è stato un cattolico, un cristiano, qualunque sia, che ha detto: a me mi scoccia e non mi sta bene che tu mi dai del vigliacco perché io sono cristiano. E allora io risponderò a questa domanda. Poi, subito dopo, qualcuno mi ha detto: guarda che esistono delle regole civili, esistono dei comportamenti civili in cui tu non ti devi permettere di chiamare il patrio di Nazareth il macellaio di Sodoma e Gomorra, o permettere o non devi farlo. Allora, tutte e due le posizioni sono sbagliate, scorrette e offensive. Perché questo? Capisco il cattolico che dica: a me mi scoccia che tu mi chiami vigliacco. Però questo è il modo di fare dei cattolici. Cioè, esiste una definizione dei comportamenti e della dottrina che può essere fatta in questa trasmissione. Non può essere fatta per strada, non può essere fatta nelle relazioni fra le persone. Cioè, io non posso andare per strada a dire a un cattolico: tu sei un vigliacco. Cioè, questo non lo posso fare, perché vado da lui come persona e accuso lui come persona di essere questo. Un conto è accusare la persona, e un conto invece è accusare la dottrina di cui una a cui una persona si riferisce. Sono due cose completamente diverse. E comunque, voglio che sia chiaro questo. Allora, la prima cosa che noi dobbiamo tenere presenti è che dal 1948 ad oggi c'è una roba che si chiama Costituzione della Repubblica Italiana. Una Costituzione della Repubblica Italiana che è sempre stata snobbata, insultata, presa in giro, ignorata. Però ricordiamo che nella Costituzione della Repubblica Italiana dice: tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge, eccetera, eccetera. Ma dice anche: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Ogni cittadino ha il dovere. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza e lingua.
E poi dice ancora, vabbè, parte che l'Italia ripudia la guerra, che più di tanto, eccetera. Cioè, la Costituzione della Repubblica Italiana riconosce dei diritti ai cittadini, ma non è che li riconosce semplicemente perché sono dei diritti, ma li riconosce secondo la morale della Costituzione italiana, cioè l'uguaglianza di ogni persona, l'uguaglianza, e per persona non si intende solo l'individuo, ma di ogni soggetto giuridico. È chiaro questo? Non pone un soggetto giuridico, un ente, fuori dal dettato costituzionale. Non esiste nessuno che sia fuori dal dettato costituzionale. Allora, ogni nostro giudizio, ogni cosa che noi andiamo a fare, ogni cosa che noi predichiamo, ogni cosa che deve essere sviluppata, deve essere in sintonia con la morale costituzionale, con la morale di uguaglianza dei cittadini. Ora, la morale cattolica, la morale cristiana, la morale cattolica non è in linea con la Costituzione della Repubblica Italiana. È in contrapposizione alla Costituzione della Repubblica Italiana, è contro la morale della Costituzione della Repubblica Italiana. Ma i cattolici hanno fatto un concordato. Cos'è un concordato? Praticamente la legge italiana, la Costituzione della Repubblica Italiana, prevede per alcune religioni riconosciute dallo Stato, cioè riconosciute per la loro entità, per la loro forza, per il loro sviluppo, delle prerogative diverse e al di fuori della Costituzione Repubblica Italiana. Cioè, anche se i cattolici non riconoscono tutti i cittadini uguali, ma riconoscono una gerarchia, per esempio i cattolici monarchici hanno prima Dio, hanno il Papa, cioè esiste una morale diversa dalla Costituzione della Repubblica Italiana, gli riconosce il diritto di professare quella morale diversa, purché sia confinata nell'ambito religioso. Purché sia confinata nell'ambito religioso. Quando questa morale travalica il sistema religioso o l'ambito religioso in cui si esprime, va giudicata secondo i parametri della morale della Costituzione della Repubblica Italiana. È una porcheria, se esistono elementi per definirla una porcheria. Ora, non sono io che mi devo adeguare alla morale civile, ma sono i cristiani cattolici che si devono adeguare alla morale della Costituzione della Repubblica Italiana, salvo professare la propria morale per i propri intenti, per i propri fini, per i propri scopi all'interno della propria religione. E questo è tanto vero, è tanto più vero, con sentenza recente, recentissima, del 4 dicembre 1998 della Corte di Cassazione. A proposito di una sentenza in cui un tale Faraon e un prete Gumiero ricorrevano contro la condanna per diffamazioni per le affermazioni di Faraon, riportate nella pubblicazione Comunità Parrocchiale diretta da Gumiero, che definiva i testimoni di Geova, in questo caso i testimoni di Geova, ma vale per qualsiasi altra, una setta pseudo-religiosa mezzo di distruzione della famiglia, la Cassazione ha deliberato con sentenza che il fatto che un credo religioso di relativi principi di sentenza condannando questo, cioè gli ha dato la prescrizione del reato, però condannando moralmente, dice, il fatto che un credo religioso di relativi principi si basino su un atto di fede, in questo caso per i testimoni di Geova, per cui la loro spiegazione razionale, ma vale anche per i satanisti, vale anche per ogni altro sistema religioso, per cui la loro spiegazione razionale può rivelarsi difficile, al pari della confutazione di una diversa credenza e di diversi dettami, non autorizza semplicistiche e verbali aggressioni prive di supporto e pertanto gratuite. Se io chiamo in questa trasmissione il Dio dei cristiani, il macellaio di Sodoma e Gomorra, non è gratuito perché la stessa Bibbia dice che siccome non hanno fatto sesso come lui voleva, lui li ha macellati. È chiaro questo? Pertanto io sono autorizzato a fare, e chi mi chiede a me rispetto per il macellaio di Sodoma e Gomorra, che fa una porcata, perché non chiede a me il rispetto, chiede a me la sottomissione, dopo aver massacrato, ucciso per 1700 anni questi vigliacchi, incapaci di uccidere perché la Costituzione li
impone di rispettare la religione, questi vigliacchi, vigliacchi chiedono il rispetto per un macellaio, come se qualcuno chiedesse il rispetto per gli organizzatori dei campi di sterminio hitleriani. È folle, è fuori da ogni logica civile, è fuori da ogni rispetto. È questo che è veramente un attentato alla Costituzione. Dice ancora la sentenza della Corte di Cassazione. Inoltre la Cassazione rileva che non può far venir meno il reato di diffamazione il fatto che le frasi del Faraon siano comparse su una pubblicazione di scarsa diffusione. Bene, ma andiamo avanti ancora con questo discorso. Il concordato dunque permette ai cristiani in generale, ai cristiani cattolici, di professare la loro fede, anche se la loro morale è in antitesi con la morale costituzionale. Cosa significa avere una fede in antitesi con la morale costituzionale? Allora, proviamo un attimino a prenderci un attimo la Bibbia dei cristiani, no? Ci prendiamo la Bibbia. Ora, io voglio dire questo. A me le interpretazioni dei cattolici che danno mi interessano abbastanza poco. Perché? Perché esiste un articolo del Codice Civile, credo sia il 12 da qualche parte, adesso non, o Codice di Procedura anche del Codice Civile, adesso non mi ricordo esattamente, che dice questo: le frasi vanno interpretate per quello che dicono. È chiaro? Per cui lo dice il nostro codice. Cioè il fatto che i cristiani abbiano sempre impedito nelle scuole l'insegnamento del codice penale, il codice di procedura penale, il codice civile, imparare a memoria la Costituzione della Repubblica Italiana, perché non si capisce bene perché i bambini non devono imparare a memoria la Costituzione della Repubblica Italiana, mentre devono imparare a memoria una porcheria come il Padre Nostro. Cioè veramente questo è una cosa che è assolutamente incomprensibile. E allora vediamo un attimino quello che dice e leggiamoci alcuni passi di questa morale cattolica. La mattina dopo, tornando in città, ebbe fame e, visto un fico lungo la strada, gli si avvicinò, ma non trovandosi altro che foglie, disse: da te non nasca più mai più frutto in eterno. E subito il fico si seccò. I discepoli, nel veder questo, rimasero stupiti ed esclamarono: come mai questo fico si è seccato all'istante? Gesù rispose loro dicendo: in verità vi dico, se avrete fede e non esiterete, farete non solo come è stato fatto a questo fico, ma quando anche diciate a questo monte: levati di lì e gettati in mare, sarà fatto. Tutto ciò che chiederete con la fede nella preghiera lo otterrete. Cioè, o fai quello che voglio io o io t'ammazzo. Questa morale che viene fuori dai Vangeli è in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana. Per cui io, che sono per la morale dettata dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dico che questa è una porcata. E uno che dice: o fai quello che voglio io t'ammazzo, secondo me è un vigliacco. Perché? Perché lo fa dal più forte sul più debole. Ma andiamo ancora avanti, no? Visto che ci piace tanto. Andiamo ancora avanti e vediamo cosa ci dice Luca. No? Luca ci dice: perché mi chiamate Signore, Signore, e poi non fate quello che dico? Ognuno che viene da me ascolta le mie parole e le mette in pratica. Io vi mostrerò a chi somiglia. Somiglia a un uomo che per fabbricare una casa scavò molto profondo e pose le fondamenta sopra la roccia. Venuta una inondazione, la fiumana investì quella casa, ma non la poté smuovere perché era ben costruita. Colui invece che ascolta e non pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza fondamenta. La fiumana investì ed essa subito cadde. E la rovina di quella casa fu grande. E questo è il concetto di sottomissione. Ma questo concetto di sottomissione non esiste nella Costituzione della Repubblica Italiana, perché nella Costituzione della Repubblica Italiana esiste solo la legge come oggettività. Non esiste la dipendenza di esseri umani da un padrone, o da un Dio, o da qualcos'altro, diverso da quella che è l'oggettività della legge. Ma non la legge di Dio, perché Dio stesso è sottoposto alla legge. Ma vediamo ancora più avanti e vediamo cosa ci dice Luca. Io vi dico a chi ha sarà dato, eccetera, e alla fine: intanto conducete qui i miei nemici, quelli che non volevano che io regnassi sopra di loro, e sgozzateli in mia presenza. E questo è assolutamente in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana.
è assolutamente in contrasto. Per cui questa morale è una morale in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana. È una morale che qualcuno per telefono oggi ha tentato di imporre sulla Costituzione della Repubblica Italiana. Qualcuno ha detto questa morale tu la devi accettare. E come è possibile imporre questa morale? Come è stato possibile nella storia? Allora leggiamocelo da San Paolo, quello che i cristiani chiamano San Paolo, dalla lettera ai Corinti. Considerate, o fratelli, la vostra chiamata. Tra voi non ci sono né molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili. Ma Dio ha scelto ciò che è senza sapienza nel mondo per confondere i sapienti, e le cose deboli ha scelto Dio per confondere le forti. In pratica gli ha detto distruggiamo la conoscenza, distruggiamo la consapevolezza, distruggiamo qualunque cosa per farla diventare debole, per distruggerla. Ma come? Non è vero? Si interpreta in maniera diversa? No, si interpreta esattamente così. E si interpreta così per volere del macellaio di Sodoma e Gomorra. Perché la vera guerra che il macellaio di Sodoma e Gomorra ha scatenato contro gli esseri umani è questa. Il Signore Dio fece per Adamo e sua moglie delle tuniche di pelle e li rivestì. Poi il Signore Dio disse, ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, avendo la conoscenza del bene e del male, che non stenda ora la sua mano e non colga dall'albero della vita per mangiare e vivere in eterno. Cioè, i cristiani con questo pazzo, con questo verme, hanno dichiarato guerra all'intera umanità. All'intera umanità. E questo è veramente vergognoso. E io dovrei sottomettermi a questa roba. Ma io sono rispettoso della Costituzione della Repubblica Italiana. E la sottomissione a questo è la distruzione dell'essere umano. È la distruzione del sistema sociale. Tutta la lotta sociale negli ultimi 200 anni, tutta la lotta per la libertà degli ultimi secoli ha portato a venire fuori da questo orrore. Ma questo orrore è sempre nella dottrina, è sempre nell'imposizione militare del cattolico. Se la Costituzione della Repubblica Italiana dovesse venire meno, se le forze sociali dovessero venire meno, questo è sempre legge, questo è sempre il punto di riferimento. Esattamente come nei paesi islamici si tenta di imporre il Corano, tipo in Afghanistan, tipo quello che hanno tentato di fare in Algeria, tipo quello che stanno tentando di fare in Turchia, oppure quello che succede in Israele, dove si tenta di imporre il Talmud, la legge ebraica, o come negli Stati Uniti, dove si cerca di imporre la Bibbia, dove sono tutti i movimenti che cercano di imporre la legge biblica. Allo Stato in parte ci sono anche riusciti, purtroppo. E questo non è accettabile, questo è essere vigliacchi, questo è essere vigliacchi nei confronti della vita sociale, è questo che porta alla distruzione del sistema sociale. Ma andiamo ancora più avanti, perché da qua è ancora poco, qui parliamo soltanto di sottomissione, di sottomettere la persona, ma noi abbiamo qualcosa di peggio, eh? Noi abbiamo qualcosa di peggio. E allora andiamo un attimino a leggerci il peggio, perché sottomettere una cosa, ma stiamo attenti, perché quando si sottomette non si sa dove la sottomissione porta o dove la sottomissione conduca. E i comportamenti ad immagine di Gesù dei cattolici sono molti, ma primo fra tutti è questo. Gesù disse loro, vi siete mossi come contro un ladro, con spade e bastoni per catturarmi? Ogni giorno ero in mezzo a voi, insegnando nel Tempio non mi avete arrestato. Ma questo avviene perché si devono compiere le scritture. Attenzione, cosa si compie? Allora abbandonatelo, tutti fuggirono. Vi fu però un giovinetto che lo seguiva, avvolto in un lenzuolo sul corpo nudo e lo presero. Ma lui, lasciato il lenzuolo, scappò via. Egregi signori, questa è pederastia, ma non è la pederastia culturale di quel tempo, non è i rapporti fra maestro e allievo come poteva avere Socrate, questo è esecuzione del possesso, esecuzione del dominio, ed è qui che arriva l'imitazione di Cristo che è avvenuta in questi secoli, lo stupro costante e sistematico degli esseri umani, lo stupro costante e sistematico dei bambini,
per impedirgli di cogliere dall'albero della vita eterna. Questo ha portato il cattolicesimo, questo ha portato il cristianesimo. Ma le lotte sociali hanno detto: questi sono reati, no? Sono reati, è vero. E i reati vengono perseguiti per legge, vengono perseguiti duramente, ma i reati devono essere anche scoperti, i reati devono essere individuati, i reati non restano nascosti, ma l'imitazione di Cristo è l'ultima cosa a cadere. Eccolo qua. E allora vediamoci un po' di cronaca, perché no? Ma volete che ci leggiamo la cronaca? No. Prima di leggerci la cronaca, vi leggerò un pezzo da un libro interessante, cioè interessante fino a un certo punto, a me fa schifetto, ma è un libro scritto da un cattolico. Giorgio Jossa insegna storia della Chiesa antica all'Università di Federico di Napoli. E questo qua ha scritto Verità dei Vangeli. Bene, leggiamoci un passo interessantissimo sul Vangelo di Marco, no? Che è il pezzo dove il ragazzino nudo scappava via. Dice: ma tutto questo offre un notevole contributo alla comprensione del Vangelo di Marco. Rivela infatti che il racconto di Marco non ha alcun valore storico, di tutto il Vangelo, non solo del passo che vi ho letto. Alla sua base c'è invece una costruzione teologica. Attenzione, c'è una costruzione teologica. Gli studi odierni sui Vangeli partono quasi tutti dal presupposto che Marco, nello stendere il suo racconto storico, abbia avuto presenti in maniera approssimativamente chiara, anche se non senza lacune, vediamo un attimo, anche se non senza lacune, le situazioni reali della vita di Gesù. Questo presupposto è da ritenersi in linea di principio sbagliato, dice. Bisogna dire apertamente: Marco non ha più alcuna visione reale della vita storica di Gesù. La trama della sua esposizione nasce soltanto quando alle poche indicazioni storiche di carattere generale si aggiungono i più forti elementi di impronta dogmatica. Sono questi elementi, e non quelli storici in sé stessi, quelli effettivamente dominanti e determinanti all'interno della narrazione di Marco. Sono essi a conferirgli la sua fisionomia caratteristica. Su di essi si incentra naturalmente l'interesse, ad essi si orienta il pensiero dello scrittore. Perciò resta assodato che, in quanto esposizione d'assieme, il Vangelo non offre più alcuna prospettiva storica sulla vita reale di Gesù. Soltanto residui sbiaditi ne sopravvivano, assorbiti in una concezione di fede sovrastorica. In questo senso il Vangelo di Marco appartiene alla storia del dogma. Cosa significa questo? Significa che l'unica cosa che interessava a Marco, ma anche a tutti gli altri evangelisti, era di imporre dei dogmi comportamentali agli esseri umani, e non costruire una verità storica o una verità dottrinale sul loro Gesù, ma imporre dei comportamenti dottrinali. E il bambino che scappa nudo mentre lo stavano a arrestare è uno di questi, ed è il più importante. Perché? Perché si sovrappone alla fobia sessuale che i cristiani creano negli esseri umani per poterli dominare. Ma loro, i preti, devono liberarsi da quella stafobia sessuale. E cosa abbiamo? Ma quello che volete. Allora, 9-12-1994, Chiesa Stati Uniti, 800 miliardi di danni per preti pedofili, migliaia di denunce di pedofilia con relative richieste di indennizzo, rischiano di portare alla bancarotta la Chiesa Cattolica USA, afferma un servizio della rete TV NBC. Pedofilia, 12 luglio 1998, pedofilia, 39 miliardi a 8 chierichetti, Dallas, la diocesi cattolica di Dallas verserà 39 miliardi. Il Gazzettino, 28 febbraio 1996, Islanda, capo religioso violentatore. 19 settembre 1996, molestie sessuali, arrestato un prete. Gazzettino, 23-12-1997, Novara, avrebbe abusato di bambini nelle scuole, parroco arrestato per molestie sessuali. Per pedofilia a Trapani, Gazzettino, 29 aprile 1998, arrestato il parroco. Australia,
100 preti cattolici dimissionari perché pedofili. Il Gazzettino, 27 agosto 1997. In Australia è allarme pedofilia. Il vescovo cattolico Grogref Robinson ha rivelato che oltre 100 preti australiani sono stati costretti a lasciare il sacerdozio nell'ultimo anno per reati sessuali su minori. Allora, Robinson ha fatto queste dichiarazioni in concomitanza con l'uscita di un rapporto d'inchiesta sulla corruzione nella polizia dello Stato australiano, nel Nuovo Galles, che ha come capitale Sydney, il quale ha scoperchiato una vera e propria epidemia di abusi su minori in istituti pubblici o religiosi e da parte di gente protetta dalla polizia. Prete arrestato per pedofilia, stuprato in confessionale. È il parroco della ragazza uccisa dalle amiche, è quello di Foggia, del 3 aprile 1998. Prete pedofilo, paga la Chiesa, il cardinale del Belgio civilmente responsabile. La Repubblica, 10 aprile 1998. Il tribunale di Bruxelles, le gerarchie ecclesiastiche erano state avvisate ma non hanno fatto nulla. 100 bambini violentati a Derry, indagati 20 adulti, Corriere della Sera 28/11/94. Nel Galles, giro di pedofilia organizzato in orfanotrofi. 24 settembre 1996, a giudizio il vescovo di Sanremo. Il Gazzettino. Prete pedofilo, caso di Stato, a Massa Carrara è accusato di atti di libidine su minori. 18 dicembre 1997. Germania, scandali in chiesa. La magistratura tedesca apre un'inchiesta sui preti di un collegio accusati di pedofilia. La Repubblica, 13 gennaio 1997, dopo quel vigliacco farabutto che sta bloccando i telefoni, allora dirà che magari non è vero. Qui ho le fotocopie e tutte le fotocopie vengono diffuse. Ma andiamo avanti ancora, perché no? Riportiamo ampi stralci di un articolo di Dimitri Buffa, giornalista del giornale La Padania, pubblicato in data 29 agosto 1997, a proposito degli abusi sessuali dei preti cattolici sui bambini negli Stati Uniti e Canada. Le assicurazioni non vogliono più coprire il rischio senza che le diocesi cattoliche non diano un contributo, ma spesso chiedono i soldi anche ai genitori accusandoli di non aver vigilato sui bambini. I commentatori dei giornali locali ironizzano sul voto di castità. È inutile se poi sodomizzano i nostri figli. Per la Chiesa Cattolica Americana e non, c'è un problema che fa perdere il sonno ben più della presunta crisi delle vocazioni. Il suo nome è pedofilia. L'ultimo caso noto è del 18 agosto. Il reverendo Patrick McDougall, dopo una vicissitudine processuale protrattasi per quasi 30 anni, era stato riconosciuto colpevole di crimini sessuali nei confronti di ragazzi da lui avuti in tutela in una sorta di scuola d'infanzia per poveri della Scozia. 11 anni era stata la pena inflitta dal giudice e infinite le polemiche che avevano accompagnato il verdetto. La principale delle quali, mosse dalle famiglie delle vittime, era che la Chiesa Cattolica Americana aveva tentato di nascondere lo scandalo. Naturalmente di concerto con le autorità locali del posto, che fin dai primi anni 60 non ritennero veritiere le testimonianze di decine di ragazzini. Alla fine risulteranno più di 1500 casi negli ultimi 30 anni. Che crudamente riferivano circostanze da lasciare di sasso come queste. Un ex residente di Shelburne ricordava con orrore il proprio risveglio allorché dal sapore che aveva in bocca credeva senza ombra di dubbio di essere stato costretto dalla guardia a fare sesso orale con lui durante il sonno. Per arginare il fenomeno che riguarda per il 90% dei casi ordini sacerdotali della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, dai Gesuiti ai Christian Brothers, e i Christian Brothers sono responsabili di 120.000 insieme alle suore eccetera, bambini rapiti in Inghilterra per rinfoltire l'Australia, sono responsabili di stupri degli indigeni australiani, ricordiamocelo sempre, anche se qui non ho i ritagli, ho solo questi qui. Ha creato dei veri e propri centri di controinformazione. Continua ancora l'articolista e raccoglie anche le lettere adirate dei genitori che credono che la Chiesa americana, invece di prendere posizioni adeguate, tenti al massimo di accordarsi economicamente con le vittime per mettere a tacere lo scandalo. Risarcimenti che spesso superano i 200 miliardi di lire, come è successo in Ontario.
dove i gesuiti devono fronteggiare le richieste di danni per abusi sessuali derivati da propri adepti, pari a oltre 200 milioni di dollari. La loro compagnia, i gesuiti, se vi ricordate, hanno stuprato mezzo mondo questi porci. La loro compagnia di assicurazione ha affermato che si tratta di una delle cifre più alte della lunga storia americana in materia e ciò nonostante potrebbe non essere l'ultima. Un discorso a parte poi merita lo squallido abuso fatto da parte di alcuni gesuiti sui nativi delle riserve indiane come a Manituline. Due sacerdoti gesuiti, fratello Epoch e fratello e sorella Hilton, hanno ricevuto recentemente una citazione a pagare al loro ordine oltre 75 milioni di dollari per quello che hanno fatto sui ragazzini del collegio che dirigevano. Ma la compagnia di assicurazione dei gesuiti, sì, perché in America non c'è collegio religioso cattolico che non sia assicurato contro i danni contro terzi derivati dagli eventuali abusi dei propri appartenenti contro i bambini, cioè l'America Home Assurance Company, si è subito premunita, ha citato, per dividere le responsabilità e l'esborso sia il Dipartimento per gli Affari Indiani che per lo sviluppo del Nord, sia i responsabili della riserva indiana del Wyoming per la loro negligenza nel prevenire gli abusi dei preti contro i ragazzini della comunità pelle rossa. E ancora, anche il Papa nell'ultimo viaggio in America aveva dovuto chiedere generiche scuse, visto che Clinton minacciava di rendere noti i dossier. Scusate un attimo, che ho visto una cosa. Clinton minacciava di rendere noti i dossier a migliaia e che tutte le polizie locali hanno sugli appartenenti ai maggiori collegi cattolici di America e Canada. Quello che fa più impressione nel leggere le cronache dei giornali sulla spinosa materia sono le lettere di fuoco in cui si accusa la Chiesa Cattolica di fare di tutto per evitare i processi pubblici accordandosi a soldi con le vittime, in altre parole, di pagare la marchetta. Andiamo ancora avanti? Ma sì, dai, andiamo ancora avanti, perché il problema vero è che le persone non si rendono conto, perché i trafiletti di giornali loro li perdono, loro non li leggono, loro non ci fanno caso più di tanto, in fondo sono cose accadute lontane. Dopo, quando ti accade fra capo e collo nella parrocchia sotto casa, è un disastro, no? Il momento da cui sono partito dall'analisi, il Thomas Rudolf Koss, accusato alla fine degli anni 80 e inizio anni 90 di aver abusato e stuprato molti chierichetti e condannato, oltre alla pena, a pagare in solido con la parrocchia 200 miliardi di lire, no? Ve l'ho citato prima. Bene, c'è una lettera di una parrocchiana che diceva, parlando di lui, esaltando la sua abilità, la sua prestazione, il suo affetto per i bambini, per i chierichetti, diceva: il suo vestibolo è sempre pieno di chierichetti, li segue anche dopo la messa, rimanda gli altri impegni per stare con i giovani e ha scelto di lavorare con i giovani dicendo semplicemente: li amo. Forse Dio gli ha dato una missione speciale nelle diocesi perché curi giovani e adolescenti. La Chiesa ha bisogno di persone come queste per formare la prossima generazione dei cattolici. Sì, ha ragione. Bene, questa parrocchiana è vigliacca. Perché è vigliacca? Perché non è stata in grado di chiedersi il perché delle cose, non è stata in grado di guardare la realtà che le circondava. Lei si è accorta di qualcosa, ma ha voluto mascherarlo con la sua educazione. Lei non ha saputo denunciare quello che stava facendo e la sua buona fede è una porcata. Capito perché si dà del vigliacco a un cristiano? Perché non è in grado di guardare la vita in faccia. Certo, tutti si possono sbagliare, tutti possono essere ingannati, ma essere ingannati quando si è in ginocchio è infinitamente, ma infinitamente più grave. E ancora abbiamo anche il comportamento di Wojtyla in Austria, no? Ricordate Gröhr? Gröhr è uno che anche lui si faceva i ragazzini, no? In Austria si ricorda ancora che per imporre Gröhr si era impedito delle indagini che ne avrebbero rivelato le pratiche pederastiche. Il Vaticano doveva imporre un uomo obbediente, un conservatore del potere ecclesiastico, per il potere ecclesiastico in quanto rappresentante del potere ecclesiastico. Bene, Wojtyla non dice Gröhr,
cacciato via dalla Chiesa, allora viene scomunicato. No, lo allontana perché viene condannato giuridicamente, ma dice agli austriaci: guardatevi, state attenti dalla stampa. La stampa potrebbe rivelare le porcherie che noi facciamo. Egregi signori, c'è una cosa che si chiama reato di partecipazione morale. Il reato di partecipazione morale è un reato ben preciso all'interno del codice penale, anche se recentemente la Corte di Cassazione ha detto bisogna usarlo in maniera corretta quando si fanno delle condanne. È vero, bisogna stare attenti ad usare la condanna per partecipazione morale, perché può venire a cose anche non buone, anche delle cose brutte. Però questo ci giustifica noi nel giudizio morale. Cioè il fatto che dice la condanna alla galera è un discorso, ma la condanna morale è un'altra cosa. E che cos'è il concetto di partecipazione morale? Ora, significa questo: se una determinata ideologia sono previsti dei comportamenti che sono dei reati e tu aderisci a quella ideologia, sei responsabile in compartecipazione di tutti quei reati che vengono commessi in nome di quell'ideologia. Questo oltre lo spazio e oltre il tempo, perché i delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. Non l'ho detto io, l'ho detto il cattolicissimo Scalfaro. I delitti contro l'umanità, e lo dice anche l'ONU forse per questo, i delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. E il cattolicesimo ha stuprato l'umanità mettendo in ginocchio davanti al suo Dio assassino. Ora, ogni cattolico, ogni cristiano, ogni cattolico che aderisce a quell'ideologia, che aderisce ai Vangeli ufficiali, che cita la Bibbia, è responsabile morale di tutti gli assassini, di tutti gli stupri, di tutte le violenze che in base a quei principi, in applicazione pratica di quei principi, vengono commessi. Il concetto di partecipazione collettiva, di partecipazione morale, qui in Italia viene meno considerato, cioè nel senso che viene considerato come elemento giuridico attraverso il quale condannare delle persone, però viene usato con un certo criterio. Quello che invece viene usato molto più pesantemente è negli Stati Uniti. Per esempio, perché la Ballardini negli Stati Uniti sta ancora in galera nonostante praticamente non abbia commesso nessun reato, se non una sciocchezza tutto sommato? Perché alla Ballardini sono stati imputati tutti quei reati che l'organizzazione cui si riteneva che lei appartenesse ha commesso. E tutti quei reati, non solo reati fisici, ma anche reati ideologici. Per cui il reato di partecipazione morale è un reato pesantissimo ed è una condizione morale, è una condizione giuridica che è anche una condizione morale. Se tu aderisci al cattolicesimo, se tu aderisci al cristianesimo, se tu mi esalti i Vangeli ufficiali, tu sei responsabile moralmente di tutto quello che per questi, per difendere questi, per fare questi è stato commesso. Per cui un cristiano oggi che dice io sono cristiano è responsabile di genocidio nei confronti dell'umanità. È chiaro questo? Ogni cristiano, ogni cattolico è responsabile di genocidio nei confronti dell'umanità. È chiaro? Lo ripeto ancora? Ogni cristiano, ogni cattolico è responsabile di genocidio nei confronti dell'umanità. Questo è il concetto della vita civile. Questo è il concetto che genera le relazioni fra gli uomini. È la legge, la Costituzione della Repubblica Italiana che dà le relazioni fra gli individui. Non le paranoie di un cristiano che dice tu devi essere rispettoso davanti al mio Dio, devi metterti in ginocchio davanti al mio Dio. Non il musulmano che dice tu devi rispettare la legge coranica, non l'ebreo che dice tu devi rispettare il Talmud. Questo è un comportamento estraneo a quelle che sono le relazioni del vivere civile. Questo è in contrasto al vivere civile. E quando qualcuno in questa trasmissione viene a chiedere rispetto per il macellaio di Sodoma e Gomorra, sta chiedendo rispetto e sottomissione perché ha costruito i campi di sterminio. Questa è la violenza assassina di questi personaggi. Ne siano consapevoli o non ne siano consapevoli, è una cosa assolutamente irrilevante. Fino a qualche anno fa c'era un comma della legge italiana che diceva
La legge non ammette l'ignoranza. La legge non ammette l'ignoranza. Ripeto ancora, la legge non ammette l'ignoranza. Bene, questo comma è stato modificato soltanto per non condannare Adriano Celentano che aveva parlato contro una legge o contro non mi ricordo più che cosa. Ma non è mai stato applicato in maniera diversa. Dunque, ricordatevi che anche questa è una condizione fondamentale. Se uno si dice cristiano, deve sapere esattamente che cos'è il cristianesimo e non proiettare sul cristianesimo i propri desideri, i propri problemi, quello che lui vorrebbe che fosse. Molti cristiani vorrebbero un Dio buono, molti cristiani vorrebbero un padrone buono, molti cristiani vorrebbero un Gesù buono, molti cristiani, anzi, lo vorrebbero un maestro, lo vorrebbero un sapiente, uno che ha insegnato all'umanità qualcosa. Ma nel dire questo non fanno altro che proiettare loro stessi nella vita, i loro desideri, le loro voglie, ma non hanno nessun elemento su cui pescare questo. E cosa resta quando loro dicono Gesù è buono? Resta quello che va a stuprare i bambini. Quello che va a stuprare i bambini prende forza da quello che dice il Dio è buono. Esattamente come i macellai in Africa prendono forza dai missionari che fanno la carità. I missionari della carità, che fanno la carità aiutano i macellai, i massacratori, perché non permettono la ricostruzione di sistemi diversi all'interno del sistema sociale. Quando c'è la miseria, quando c'è la distruzione di un sistema sociale, il sistema sociale si rattrappisce su se stesso, dopo trova degli equilibri e ritorna ad espandersi. Ma se qualcuno continua ad alimentare la miseria portando gli aiuti ai bisognosi, non fa altro che mantenerli ancora bisognosi, non fa altro che stuprare i loro sforzi per ricostruire la vita, magari fra 3-4 generazioni. Questo è ciò che fanno i missionari, è la distruzione del divenire umano, è la distruzione di tutte le culture e di tutti gli esseri che hanno provato a costruire la vita. Questo è il vivere civile. Il vivere civile è il rispetto. Ma il rispetto non implica sottomissione, non chiede all'altro sottomettiti. Il rispetto indica che gli esseri umani fanno ciò che indica l'articolo 4, comma secondo della nostra Costituzione. È questo che è importante del rispetto. Il rispetto implica ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e le proprie scelte un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. E non mi risulta che stuprare bambini da parte dei cattolici sia un progresso morale o spirituale della società. Non mi risulta proprio questo. E ho dei forti dubbi. Ho dei forti dubbi su chi non ha indagato in questi anni nei collegi, nei orfanotrofi e in tutti i posti dove i cattolici hanno sempre avuto carta bianca. Ho dei forti dubbi su questo. E questo mi lascia veramente sgomento e mi lascia veramente perplesso. La costruzione del futuro degli esseri umani è una cosa magica. La costruzione del futuro degli esseri umani è una cosa importante. La costruzione del futuro degli esseri umani è una cosa che deve avere la priorità su qualsiasi altra cosa noi facciamo. Questo è importante. Tutto il resto non ha senso. Tutto il resto non ha anima. Tutto il resto non ha coscienza né consapevolezza. Se noi non sappiamo costruire il futuro, se noi non sappiamo chiamare le cose col loro vero nome, se noi non siamo in grado di affrontare la vita per quello che la vita è, allora dovremmo distruggere ogni uomo che tenta di dare l'assalto al cielo. Gli esseri umani in ginocchio cercano di distruggere qualunque essere umano prenda nelle sue mani la responsabilità della vita. Tentano di distruggere qualunque essere umano che cerca di costruire la conoscenza e la consapevolezza. Cercano di distruggere qualunque essere umano chiami le cose col loro vero nome, perché questo a loro fa paura. Loro sono dipendenti dal macellaio di Sodoma e Gomorra. Per loro il macellaio di Sodoma e Gomorra è l'unica cosa che hanno. E tolto il macellaio di Sodoma e Gomorra, sono esseri vuoti che brancolano nel buio. Il bello è che il macellaio di Sodoma e Gomorra si ciba della loro energia, li succhia attimo per attimo. E quando un individuo è in ginocchio, quando un individuo ha rinunciato a cosa? Ma ha rinunciato al proprio dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società,
ha rinunciato a se stesso, a costruire il proprio corpo luminoso, ha rinunciato a costruire il proprio sentire magico della vita, ha rinunciato a tutto ciò che poteva portarlo all'eternità. E questo concetto è un concetto pagano, questo concetto è un concetto della stregoneria. E in questa trasmissione si parla di magia, stregoneria e paganesimo, si parla per costruire la vita, per affermare il diritto degli esseri umani ad affrontare l'eternità. Qui non si parla come mettersi d'accordo con gli altri. Non abbiamo bisogno di metterci d'accordo con gli altri. Non abbiamo qualcosa da comperare e da vendere. Non abbiamo da commerciare. Noi non abbiamo da mettere in ginocchio bambini indifesi. Non abbiamo da appropriarci di qualcosa. Noi dobbiamo solo ed esclusivamente essere partecipi alla costruzione della vita, perché questa è l'unica cosa che è importante. E di cosa hanno paura i cattolici? I cattolici hanno paura di questo, e per far questo devono impedire agli esseri umani di esprimere il loro pensiero, per far questo devono impedire agli esseri umani di dire quello che sono, di affrontare la vita per quello che la vita è. Avete mai visto un bambino che non si è battezzato in un collegio? Cosa succede? Un bambino che non è battezzato in un collegio o in una scuola riceve l'assalto dei cattolici. I cattolici cominciano a parlare del Dio buono, del buon Gesù che piange e di quello che dovrebbe, e continuano a massacrarlo sistematicamente. E questo non è un comportamento da vigliacchi? Che cos'è forse questo? Questa è la vigliaccheria assoluta. Se questo non è vigliaccheria, che cos'è per voi la vigliaccheria? Uccidere l'anima che cresce in un essere umano, uccidere il suo piacere di guardare la vita, uccidere la sua capacità di afferrare il mondo, questa è la vigliaccheria. Questa è la vigliaccheria. E se io non posso andare per strada a dire a un cristiano tu sei un vigliacco, non lo posso fare, perché lo offenderei, quello sì sarebbe un'offesa. Da questa trasmissione io posso dire che ogni cristiano è vigliacco, e lo posso dire perché io ho un supporto di dati e di elementi per affermare che il cristiano è vigliacco perché ha scelto quella religione, perché ha scelto quel Dio, perché ha scelto quel povero pazzo davanti al quale mettersi in ginocchio, e nello stesso tempo ha scelto la distruzione della vita. Sì? Ricordatevi questo. Per cui da questa trasmissione il rispetto che noi diamo ai cristiani, sì, il rispetto che noi diamo ai cristiani è chiamare le cose col loro vero nome. Questo è il rispetto che noi diamo loro. E noi intendiamo continuare a rispettare i cristiani chiamando il loro Dio il macellaio di Sodoma e Gomorra, il loro Gesù davanti al quale mettono in ginocchio i bambini il pazzo di Nazareth, perché questo emerge dai loro scritti e questo hanno dimostrato nella loro storia. E questo, dal punto di vista della morale costituzionale, dal punto di vista del vivere civile, è una vera e grande porcheria. E poi un ultimo appunto ancora. A me è stato detto, ma poi ci sono i cattolici, ma ci sono anche i comunisti, i socialisti. Ma non raccontiamoci puttanate. Non raccontiamoci puttanate. Esiste la pulsione di morte, e la pulsione di morte si è espressa fra i comunisti, si è espressa fra i socialisti, si è espressa fra tanta gente. L'unico di Stirner difende i Vangeli, ma li difende i Vangeli, perché anche se Stirner era un anarchico, cioè non raccontiamoci le puttanate, questo di quella regione, quello di quest'altra regione. È sempre due cose, la pulsione di morte e la pulsione di vita. E non me ne frega niente quale partito, quale ideologia ha portato questo. Certo, i comunisti dicevano tutti gli uomini sono uguali, ma loro erano uomini addestrati ad essere cattolici, addestrati ad essere ortodossi, addestrati in generale a essere cristiani. Quando affrontavano le contraddizioni della vita, non le affrontavano dal punto di vista che tutti gli uomini erano uguali, ma le affrontavano dal punto di vista io sono il padrone, io sono quello che ti dice a te cosa tu devi fare. Può essere il capo sezione, il capo del partito, non è importante, però questa era la tensione che da loro andava verso fuori. Certo, erano forse migliori di altri secondo alcuni punti di vista, secondo altri no, ma da loro a fuori era questa la tensione che usciva. Per cui per favore non venitemi a raccontare stronzate. Io sono stato un marxista leninista per 25 anni e tutto sommato tutti i principi buoni li sto usando ancora. Per cui non raccontatemi puttanate a me, io so benissimo distinguere l'animo cristiano cattolico da un animo diverso, da un animo che va a costruire la vita.
sono le due cose che sono importanti, è la costruzione. La costruzione è fondamentale, è il costruire dell'essere umano che lo distingue dal distruttore, da quello che deve distruggere ogni cosa, perché solo in quel modo lui riesce a sopravvivere. È una vergogna, ed è veramente una vergogna che in questa trasmissione ci sia qualcuno che viene a dirti tu devi sottometterti. Ricordate quando hanno serrato la mandibola di Giordano Bruno in una morsa di ferro, quando hanno strappato la lingua al Vanini, quando hanno torturato Massimiliano, quando hanno spellato viva Ipazia, quando hanno messo sul rogo milioni di donne, quando hanno portato 300 milioni di persone trattate da schiave dall'Africa fino nelle Americhe, quando hanno distrutto gli indigeni dell'Australia, quando hanno distrutto ogni cultura, ogni cosa che hanno incontrato, sull'onda di quel pazzo che andava a dire voi malvagi come siete, come vi permettete, voi malvagi, voi, l'altro è malvagio, io ti sto stuprando ma è l'altro il malvagio. Questa è la morale cattolica, e tutto questo facciamo finta che non esista. I delitti contro l'umanità li depeniamo, diciamo non esistono. Ma con quale ideologia Hitler fece i campi di sterminio se non con la morale cattolica? Essere padrone degli uomini, fare quello che si vuole, essere fuori da ogni tradizione, al di fuori di ogni legge. È la tradizione cattolica, la tradizione cristiana in generale. Il cristianesimo come fondamento della civiltà tedesca. Ricordate, sia nel Mein Kampf che in tutte le altre dichiarazioni. Il cristianesimo come fondamento della civiltà tedesca. Eh sì, certo, ma c'erano anche i pagani, sai, alcune forme naziste erano pagane. Signori miei, tutti gli esecutori dei campi di sterminio sono venuti su con la dottrina cristiana fin da quando erano bambini. Hanno ciucciato il pazzo di Nazareth, il macellaio di Sodoma e Gomorra, finché erano bambini. Da bambini e crescendo sono stati abituati a identificarsi col macellaio di Sodoma e Gomorra, in diritto di fare tutto quello che si vuole, in diritto di ammazzare 6 milioni di persone nei campi di sterminio, ebrei, comunisti, omosessuali, testimoni di Geova, avversari politici. Io sono il padrone, faccio quello che voglio. Questa è la morale cristiano-cattolica. Ed è una morale separata dal contesto sociale in cui viviamo, diversa dal contesto sociale in cui viviamo. E allora io devo chiedere qualcosa a un cristiano? Io non devo chiedere niente a un cristiano. Gli devo chiedere di rispettare la morale della Costituzione della Repubblica Italiana. Questo gli devo chiedere. Dopodiché lui faccia quello che vuole, ma non faccia delitti. Cosa chiedo all'istituzione? Di perseguire i delitti, di perseguire le atrocità, i delitti contro l'umanità, e di considerare il cristianesimo per ciò che è, non perché ciò, per ciò che si vorrebbe fosse. La mia battaglia è una battaglia da Don Chisciotte, ma non ha importanza. Ve l'ho detto oggi nella prima trasmissione. Io sono il frutto di milioni e milioni di persone che hanno lavorato, che hanno vissuto, che hanno lottato, che sono morte, che sono state torturate perché io potessi esistere. Sono la loro ultima speranza. So benissimo, in giro per il mondo ci sono centinaia e centinaia di persone come me, ma non ha importanza, io ignoro le centinaia e centinaia di persone come me. Io è come se fossi la loro ultima speranza, il loro motivo di esistere. Per cui io posso anche fallire, ma ho il dovere assoluto di provarci, di provare a dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, di provare a costruire qualcosa di buono per il sistema sociale in cui vivo, qualcosa di buono che possa oltrepassare l'oggettività del momento, il momento in cui stiamo vivendo, e proiettarsi oltre le generazioni. Posso anche fallire, nessuno mi chiede di essere un eroe, nessuno mi chiede di porgere il petto alla fucilazione, nessuno mi chiede questo, mi si chiede il dovere di provarci, provaci, fai quello che puoi, qualunque cosa fai è sempre ben accetta l'umanità, per cui per piacere, non venite a insultarmi sparando cazzate in questa trasmissione. Questa trasmissione è una trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. E i cattolici che telefonano a questa trasmissione chiedendomi rispetto, in realtà chiedono sottomissione. Quando mi chiedono di non definirli come vigliacchi,
mi chiedono sottomissione, mi chiedono di rinunciare alla mia fede, mi chiedono di rinunciare alla costruzione del futuro, mi chiedono di insultare milioni di persone e questo non è accettabile. Sì, pronto? Ecco qua, abbiamo sempre il solito pazzo, il solito delinquente che deve stuprare bambini. Eccolo qua. Lui si fa sempre vivo. Sì? Ancora. Questo vigliacco è solo un miserabile vigliacco. È un vigliacco che deve aiutare la Chiesa Cattolica a stuprare bambini. La mia voce gli dà fastidio, non è in grado di girare la radio. Non lo può fare, perché sa di avere la coscienza sporca. La coscienza sporca della vita. Sì? La violenza della vita è ciò che lui mangia, ciò che lui è. E questo personaggio è questo. Bene, ho finito per oggi. Per oggi vi ho detto quello che penso, no? Naturalmente io vi direi anche di telefonare se ne avete voglia, ma tanto qui c'è un bravissimo che ci blocca tutte le telefonate. Sì? È importantissimo questo, no? Qui abbiamo un personaggio che sta bloccando le telefonate. La stessa cosa Wojtyla sta tentando di fare. Io non imputo a questo di essere semplicemente un miserabile vigliacco. Io lo imputo alla Chiesa Cattolica. Sì? Alla Chiesa Cattolica. Lo imputo a tutti i cattolici. Questo verme sta impedendo di telefonare. Sta impedendo alle persone di consentirmi di ricevere telefonate. Ah. E questo è un provocatore che lavora per provocare... Sì, ancora? Eccolo qua. Eccolo qua. E lui ha bisogno di fare questo perché è l'unica sua sopravvivenza. Lui sa di essere un verme. Lui sa di lavorare per la distruzione del sistema sociale. Lui sa di aiutare a mettere in ginocchio e stuprare bambini. Ma deve continuare a fare questo. Perché questa è l'unica sua possibilità di sopravvivenza. Sì? È l'unica sua possibilità di sopravvivere. E qui ormai è tutto bloccato. Cioè questa radio praticamente non può funzionare, non può fare trasmissioni, perché un lurido maiale deve aiutare Wojtyla a stuprare bambini. Questo è permesso. Bene, questo sistema sociale può funzionare in questo modo perché alcune autorità hanno permesso che questo succedesse. Questo è una vergogna, ma veramente una grossa vergogna. Bene. Detto questo, io chiudo la trasmissione per oggi. Tanto... Sei pronto? Sì? Sono Giovanni. Dimmi. A te offese, te offese impegno, pare che è una roba seria quello che ti stai facendo. La pare. Vabbè. Ah? Se è vero. Pare. È vero. Non lo so. A te saluto, stammi bene. Stammi bene. Grazie, ciao. Sei pronto? Ciao. Claudio. Dimmi. Niente, tutta la mia ammirazione per quello che ti sta facendo. Sì. E condivido pienamente tutto quello che ti dici. Però, anche la moglie ovviamente. Sì. E purtroppo è dura, ma bisogna avere costanza, come dico. Grazie. Qualcosa si farà. Grazie. Qualcosa si farà. Purtroppo è un'economia questa qua che anche il governo e lo Stato che fa comodo. Sì, è vero. Si fa comodo perché va a braccetto, perché si vede in tutte le circostanze che si servono l'un dell'altro, perché appunto è una grossa economia, no? Un'economia basata sull'ignoranza che fa comodo a entrambi. Sì. Essere cattolici. È vero. E mantenere un'ignoranza totale, un'ignoranza nazionale e mondiale, in cui sfruttare il massimo la gente, i popoli. E questo appunto governi e cattolicesimo e Chiesa Cattolica appunto è la rovina dell'umanità, sono d'accordo. È il centro anche, sai. È il centro, è il centro, ma la gente si rende conto ma ha paura. Il mio compito è quello di togliergli un po' di paura, sai. Sì, vai avanti, hai tutta la mia solidarietà e ci vedremo. Certo, ciao, grazie Claudio, ti ringrazio. Ciao, grazie a te. Ciao, grazie a voi. Continuo, ti ascolto, ciao. Grazie, ciao. Ciao. Bene, chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che va in onda ogni giovedì alle ore 15 e alle ore 16.30. Sì?
Madonna puttana. Vabbè, è sempre il solito disgraziato. Bene, chiudiamo qua la trasmissione, questa magia stregoneria del paganesimo. Giovedì prossimo sono ancora le trasmissioni alle ore 15 e alle ore 19. Speriamo di continuare la nostra trasmissione normale, con la programmazione normale. Naturalmente sono sempre pronto a ogni battaglia. Ciao e grazie per l'ascolto.